Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati nel mio spazio video vlog. Oggi vi parlo di un argomento abbastanza inflazionato e che imperversa in rete da un bel po'. Prima il compressore dell'EQ o viceversa? Questa è una domanda che mi fanno spesso, si legge spesso ed è un dilemma a cui diciamo non c'è una risposta esatta. Allora, partiamo col dire che effettivamente il compressore e l'equalizzatore sono i due strumenti principali nella fase di mix, quelli che sì, sono i più importanti, quelli più utili. Ed effettivamente, se si cambia la posizione di questi due strumenti, cambia anche il risultato del tono, della traccia che stiamo trattando. Allora, fondamentalmente vi dico la verità, io sono sempre stato un amante dell'equalizzazione dopo la compressione. Perché? Allora, partiamo col dire, quando comprimiamo un elemento, sicuramente l'impatto del compressore, il compressore ha un impatto anche sulle informazioni tonali dell'elemento, quindi per spiegarla in parole povere, ok, andiamo sì a diminuire e a controllare la dinamica, ma andiamo anche a toccare il tono, quindi si potrebbero avere un aumento di basse, una diminuzione di basse, un aumento di alte frequenze, una diminuzione di alte frequenze, magari una sottolineatura del transiente e quant'altro. L'equalizzatore dopo il compressore mi permette appunto di andare a, tra virgolette, a risistemare un attimino e a ribilanciare il tono. Così facendo, avendo il compressore prima e l'equalizzatore dopo, il risultato che solitamente ottengo è comunque una traccia ben controllata, solida, ma anche tonalmente corretta, se così vogliamo chiamarla. Invece, cosa accade quando l'equalizzatore lo si mette prima del compressore? Anche qui il risultato è interessante, perché effettivamente in questo caso si può modificare e si può pilotare il comportamento del compressore. Faccio un esempio. Se appunto abbiamo l'equalizzatore prima del compressore, se tendiamo a alzare le basse frequenze, il compressore si comporterà, tra virgolette, come dire, risponderà di più, reagirà di più alle basse frequenze e avremo un certo, come dire, un certo tipo di risultato. Tanti amano far così, amano appunto per prima comprimere, ok, quindi mettono il compressore e poi dopo, in base a ciò che accade e all'effetto che si ha sul compressore, poi dopo con l'equalizzatore prima del compressore si cerca di pilotarlo in modo che risponda nel modo adatto, giusto. La soluzione, diciamo, che oggi possiamo, tra virgolette, adottare tutti è perché non metterne uno prima e uno dopo. Cioè, avendo comunque, lavorando in the box e avendo oggi disponibilità di tantissimi tools, sto attento adesso a quando faccio qualche errore grammaticale, perché me lo fanno notare in tanti, ragazzi, abbiate pazienza. Diciamo che io faccio sound engineer, non sono un presentatore professionista e il mio lessico non è proprio perfetto, quindi chiedo venia, abbiate pazienza se ogni tanto faccio qualche errore, fatemelo passare e non fatemelo notare. Comunque, ritornando ai compressori, diciamo, oggi come oggi in the box abbiamo l'opportunità di avere tantissimi tool, quindi effettivamente potrebbe essere un'idea appunto di metterne uno prima, un equalizzatore prima e uno dopo, ovvero si fa la compressione, si equalizza e poi se effettivamente dopo la compressione c'è bisogno di fare qualche altro aggiustamento lo si fa, ovviamente ragazzi sempre dosando nel giusto modo gli interventi che andate a fare. Bene ragazzi, come sempre sperando di esservi stato utile, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo vlog. Ciao a tutti!